ragazze e ciao a tutti, oggi un nuovo video perché volevo farvi vedere come possiamo apparecchiare il giorno di Natale, ma in generale diciamo per tutte le feste natalizie, partendo da piccoli progetti, da piccoli accessori che possiamo fare tranquillamente a casa. Allora, io ho pensato ovviamente alla tavola di Natale e l'ho immaginata con dei tessuti, quindi con i classici runner, quindi non tovaglia ma appunto i runner. Poi ho pensato a dei segni a posto, a diciamo come realizzare dei portaposate, diciamo così, tovagliolo e posate assieme, come allestirli, ecco, diciamo così, e poi ad un centrotavola molto 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 speciale. Allora, per quanto riguarda i runner, io sono partita da questo tessuto che sicuramente vi ricordate perché è quello che ho dietro alle spalle quando faccio i video, diciamo, di beauty. E mi era avanzato sostanzialmente due tessuto intero, perché quest'altro già l'ho messo qui sul tavolo, e solamente che li ho tagliati a metà e, come potete vedere, la misura di questo qui del tessuto era più o meno sui 35 cm, quindi era un pochino troppo stretto perché i runner, diciamo, sono larghi più o meno una cinquantina di centimetri. Quindi avevo poi dentro la dispensa questi merletti meravigliosi che il caso ha voluto anche metterci i cuoricini come il tessuto, e quindi ho pensato banalmente a cucirli insieme. Come ho fatto? Allora, ho preso il tessuto, l'ho tagliato a metà, chiaramente la larghezza è quasi imposta, più o meno sui 50 cm state, poi centimetro più, centimetro meno, non succede niente. La lunghezza invece del runner varia in base al tavolo che avete voi, quindi voi misurate il tavolo e poi fate più o meno contate un 20 cm da una parte e 20 dall'altra. E quindi come fare? Ho tagliato appunto, nel mio caso, il tessuto in due parti e l'ho rifinito con la taglia a cuci, ma è veramente, insomma, potete anche ridare e fare semplicemente un bordino così, cucendolo anche con la colla per i tessuti se volete. E poi ho preso il pizzo, questi due merletti che erano praticamente corti perché erano appunto della dispensa, vedete che non sono lunghissimi, quindi li ho cuciti centralmente realizzando appunto quindi un merletto molto più lungo, e sono stata abbastanza fortunata perché la lunghezza poi è stata veramente tanto precisa, era proprio precisa, quindi li ho cuciti poi lateralmente semplicemente con la macchina da cucire, ma vi ripeto, potete utilizzare la colla per tessuti. E poi, quindi, una volta cucito basta poi stirarli per avere l'ampiezza dei 50 cm dei runner, e quindi questi li utilizzerò sul tavolo direttamente, quindi senza posizionare la tovaglia, ma volendo potete anche metterci sotto una tovaglia come volete voi. E quindi li posiziono direttamente sul tavolo senza tovaglia e poi vado praticamente a mettere, ovviamente il pizzo lo metto uno a sinistra e uno a destra per rendere la tavola un pochino più armoniosa. Poi, per quanto riguarda gli segni a posto, veramente banalissimi ma troppo troppo dolci, si prende una mela e si infila praticamente uno stecchino, e ho preso due etichette e le ho attaccate assieme lasciando all'interno praticamente lo stecchino, e sopra ho segnato semplicemente il nome, quindi più facile di così non si può, lo potete fare anche con l'arancia, insomma con tutti i frutti tondi che sostanzialmente rimangono poi dritti sul piatto. E poi, ve l'avevo detto, cose semplicissime. Poi, per quanto riguarda invece le posate, ho pensato anche qui a una cosa facilissima, perché praticamente ho piegato il tovagliolo più o meno realizzando una striscetta di 5 cm, ho messo sopra le posate, ho legato con uno spaghetto bianco, ma in questo caso potete utilizzare il velluto, insomma potete utilizzare tutti i colori che volete anche in base alla tavola che voi andate a preparare, e poi ho inserito dentro semplicemente il rosmarino, bellissimo anche se ci mettete un rametto di salvia perché profuma anche lei. E quindi questi sono, diciamo, i piccoli accessori che staranno sulla tavola, sulla mia tavola di Natale. Per quanto riguarda il centro tavola, che è davvero molto speciale, io tutti gli anni ne preparo uno e poi tutti gli anni devo rimetterlo dentro ad un sacco oppure dentro uno scatolone, poi riaprirlo l'anno dopo, qualcosa si è rotto, qualcosa si è impolverato, diciamo tutto si è impolverato, va ripristinato, le candele vanno cambiate, insomma un po' un casotto. E quindi ho pensato quest'anno di realizzare un centro tavola davvero molto speciale che potesse essere apprezzato anche da tutti gli ospiti a tavola, e quindi oggi realizzeremo insieme un centro tavola totalmente alimentare. Quindi che cosa vi occorre? Vediamo subito l'occorrente. Allora,
Allora, per quanto riguarda il centro tavola, io ho questa tavola qui, non la alzo perché è davvero, davvero tanto pesante. Praticamente questo era è il top della cucina che era avanzato perché mettendo appunto il lavandino sopra è il pezzetto ritagliato, quindi non l'ho voluto buttare. Ho rincollato, come si chiama, tipo una sorta di scotch come il ripiano, l'ho fatto con il ferro da stiro che sono quelli che dai che è in dotazione. E quindi sostanzialmente è a tutti gli effetti un tavolino, quindi un piano di lavoro. E quindi vediamo subito come utilizzare questa tavola per realizzare il centro tavola. Questo centro tavola parecchio parecchio speciale e vi sia piaciuto. Ovviamente potete solamente che metterci tanta tanta fantasia perché potete aggiungerci davvero davvero di tutto, no? Dai, io ho praticamente aggiunto anche i melograni perché portano fortuna, tanta frutta secca perché pure questa porta tanta fortuna. E potete aggiungere altri formaggi e potete fare altri tipi di frittatine, isottolio, io in questo caso non ho aggiunto perché è davvero c'è tanta tanta roba che basta per almeno una settimana, però voi potete aggiungere, ovviamente il giorno di Natale ci sono più persone, potete aggiungere tutti i sottoli, sottoli di zucchina, di melanzane, potete fare le zucchine alla scapece che sono fantastiche. E quindi questo è sicuramente un centro tavola alternativo che intrattiene tutti i nostri amici e parenti per arrivare insomma al primo meno affamati. E quindi niente ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!